venduti, Ah, corrotti, ce l'hai con me? teste di cazzo, te, sold, sold, Ma sold, va bene sta cosa, eh? FPF, non esiste, non Sì, ma esiste, non esiste. non mi piace sta cosa. No, Questa scuola divisa solo con me, non guarda la come si uso solo con sta. te. Io ce l'ho con il Neve Castele. Ma che ce frega quelli? No, no, Cioè. mo io la sto dicendo, la sto mettendo sull'ironico, ma onestamente parlando, ragazzi miei, non so se vi state rendendo conto della situazione che si sta per. Sta risalire il caffè al Ammazza, marocchino, in tu realtà. stai a rutta, io sto a tossì, vai, che coppia. Ciao. Ben ritrovati a tutti, ragazzi. Ci arriviamo con calma. Innanzitutto mi piace per supportare anche questo canale. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai. Sì. Così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un primo canale YouTube di calcio parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate tutto qui sotto in descrizione o se cliccate qui. Ragazzi miei, come si chiama quello che ha comprato il mio console? Dovrebbe essere il PIF, quindi il Fondo Pubblico di Investimento dell'Arabia Saudita, che fa capo a secondo sceriffo, abbiamo Ma visto. PIF non è quello delle Iene? No, non c'entra niente, tranquillo, che era un'altra cosa. Fa capo uno sceicco che PIF! non mi ricordo come si chiama perché ha un nome Bip 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 bip! lunghissimo, strano, è praticamente come patrimonio netto, ragazzi, a disposizione 430 Non miliardi milioni, miliardi. di euro. Ah, non di dollari. Di euro, si dice che in sterline dovrebbero essere invece 320 miliardi di sterline. Cioè, Fermate. Soldi che ha il patrimonio che ha il presidente del Manchester City. il presidente del Manchester City dovrebbe averne all'incirca 50 volte In in meno. meno. 50 volte in meno. Fermate, presidente del Paris Saint-Germain. Giusto 10 volte di meno. Quindi Sta. ragazzi, allora, se noi andiamo a fare le proporzioni, ovviamente, tra i nuovi proprietari del Newcastle e i proprietari che stanno già da parecchio tempo, sia sponda PSG che sponda City, vediamo che la disponibilità economica è leggermente diversa. Quindi la domanda che adesso ti voglio fare io è questa. Se negli ultimi 10 anni, più o Si meno, chiama Public Investment Fund fund, dell'Arabia esatto, sì, Saudita. l'ho detto, se Paris Saint-Germain e Manchester City negli ultimi 10 anni, perché parliamo dei 10 anni forse anche di Il più, progetto è quello, ragazzi. esatto, hanno praticamente monopolizzato il calciomercato, o comunque, Quasi. esatto, ci sono No, comunque il dei Paris poli. Saint-Germain, no, il Paris Saint-Germain, io adesso mi permetto di dire, è monopolizzato dal Paris Saint-Germain che si è Sì, potuto permettere Messi. Ha fatto gli esatto. sfraceli in questa ultima sessione del calciomercato, ma anche Esatto. in parte il calciomercato fatto dal Manchester City, ragazzi, lo abbiamo visto negli Sì. ultimi anni, insomma, si sono potuti permettere sicuramente spese De... importanti, Allora, poi no? possiamo dire questa cosa qua. Allora, forse il PSG ha puntato da subito sulla sostanza, cioè nel senso hanno subito preso dei giocatori pesantissimi, se non mi sbaglio, già la seconda campagna acquisti estiva, subito Ibra e Thiago Silva, cioè quindi gente che stava già al top del calcio europeo. Il City invece questo traguardo l'ha raggiunto un pochino più lentamente, perché comunque se non sbaglio sono arrivati nel 2008 a Manchester, quindi è un percorso un pochino più lento, ma alla fine il risultato possiamo dire è lo stesso. Tantissimi calciatori sono passati per Manchester e che calciatori, e ad oggi ancora hanno una squadra che, ragazzi, è di tutto rispetto. Fair play finanziario, No, Gerard de la Fas, Gerard Delafas, sì. Gerard de la Ma Fas. aspetta, però io ti stavo a fare un'altra domanda. Se queste due squadre, PSG e City, hanno monopolizzato più o meno il calciomercato, e quindi se hanno voluto decidere di fare una cosa, l'hanno fatta. Cosa succede con una squadra che ha una disponibilità economica pressoché illimitata? Perché Ed è già illimitata quella del presidente del Paris Saint-Germain e del City, essere che sono molto ricchi più di poveri, tra 10 virgolette. volte rispetto al Manchester, al PSG, scusami, dove si può arrivare? Dove si arriverà? Cioè, comunque, Allora, a meno che non verranno messi dei dei paletti, paletti. delle cose varie, allora io Ma tanto tu capisci assolverò. bene che negli ultimi anni, e lo abbiamo visto, io credo che l'esempio più lampante, ragazzi, sia il Paris Saint-Germain. Si è parlato tanto di sponsorizzazioni fittizie, soldi che il presidente del Paris Saint-Germain ha fatto entrare e che in realtà erano dei proventi
dei propri fondi, no? Esatto. Tramite sponsorizzazioni. Guarda, comunque, perdonami, devo fare un'errata corrige. È 10 volte rispetto al Manchester City e 50 al Paris Saint-Germain. Ah, quindi è più ricco quello del... Esatto, guarda, c'ho qua davanti proprio i proprietari, diciamo, delle squadre di calcio con i patrimoni. Leggili! Allora, i primi quanti 7... Quanti da sotto? Ve leggo, allora, dall'ottavo posto, Nasser Al-Khelaifi, Paris Saint-Germain, 6,5 miliardi di patrimonio. Poi, Kroenke dell'Arsenal, 6,8. Hans Schütz del Los Angeles Galaxy, non mi veniva il nome, 8,1 miliardi. Abramovic, Chelsea, 9,6 miliardi. Andrea Agnelli al quarto posto con 11 miliardi. Mateschitz, ovviamente Red Bull, quindi Lipsia e tutte le altre squadre, Salisburg, eccetera, eccetera, 15,7 miliardi. Al secondo posto, Sheikh Mansour, 22,2 miliardi di euro, di sterline, scusatemi. E al primo posto, appunto, i nuovi proprietari del Newcastle, 320 miliardi. Quindi una differenza, forse anche più del 10 volte, perché a 22,2 per 10, a 320 non ci arrivi. Cioè, quindi parliamo forse anche dei 15 volte superiore. Io sono scioccato e mi auguro che veramente non diventi una lotta. Cioè, pensate agli scioppini ai videogames. Sì. Io mi auguro che il calcio non diventi sempre più questo. Allora, e in realtà già così non prendiamoci in giro, perché le presidenze più ricche sono quelle che poi portano i calciatori migliori e alla vittoria le squadre, no? È sempre stato così. Guarda, te posso dire una cosa, però c'è una medaglia che dobbiamo prendere in considerazione, dove ovviamente ci sono due facce. Però la forbice si sta allargando troppo. Allora, in questo modo ovviamente la forbice tra squadre ricche e squadre normali è normale che si allarghi, scusate pure il gioco di parole. Però dicevo di questa medaglia che secondo me dobbiamo prendere in considerazione, ci sono appunto due facce. La prima è questa: il Newcastle fa parte della Premier League, quindi ovviamente già il campionato è secondo me avanti anni luce rispetto a tutti gli altri a livello europeo, senza contare tutti gli altri campionati in giro per il mondo, perché ragazzi il centro del calcio è l'Europa. Se l'Inghilterra sta 10 anni avanti a tutti nel calcio, è una mazzolata tra capo e collo per tutti gli altri campionati. È un dato di fatto, quindi andare ad aggiungere altri soldi a quel campionato, capite bene che è un ulteriore passo avanti che la Premier fa in questo senso. C'è però l'altro lato della medaglia, ovvero già in Premier il campionato è estremamente competitivo. Ci sono squadre che sono già 10.000 volte più attrezzate. Sì, ma tu capisci bene che se questi, e poi ti faccio parlare, sì, se questi iniziano a prendere piede e potere, come ha fatto lo stesso City... Ti sei risposto da solo. Se! Ma dal momento in cui c'hai i soldi e cominci ad attirare l'attenzione dei calciatori più importanti... Va benissimo, però allora prendiamo pure in esame le due squadre che abbiamo già citato prima, Paris Saint-Germain e Manchester City, aspetta. Il Paris Saint-Germain, appunto, ragazzi, la squadra di Parigi, cioè quindi già di per sé un'attrattiva, però te la faccio città, capitale, te faccio un'altra affermazione. E certo, capitale della Francia, tutto quello che volete, quindi già di per sé ha un polo di attrazione, perché comunque stai in una città di tutto rispetto. C'è il salary cap in Premier League? No. Ecco. Aspetta, fammi finire. State a sentire quello che sto per dirvi, perché è la cosa più importante del mondo. Ci arriviamo, quindi Parigi diciamo che già c'ha altre attrattive di per sé. Il City, di contro, voleva essere all'epoca il rivale dello United, quindi spodestare l'egemonia dello United sulla città di Manchester. Quindi il Manchester City, nel momento in cui sono arrivati gli sceicchi, si facevano proprio come proclama, era proprio questo. Noi vogliamo eliminare l'egemonia dello United da questa città, ci siamo anche noi. Di conseguenza è anche una sfida a livello professionale. Il Newcastle, che sfida te propone? Ad oggi. Soldi, ok. Fermate. I soldi non sono tutto. Fermate, in un calcio in cui non esistono più le bandiere, in cui, e l'ha detto pure Totti oggi, è business, contano solo i soldi, ma se t'arriva il presidente del Newcastle e arriva a tutti i calciatori più forti e dice: quanto prendi tu all'anno? 20 milioni, te ne do 60. Sono 10 volte più ricchi? Te ne do 100. 100 milioni di euro all'anno di stipendio per convincerti, convinco questo, convinco quello, convinco quell'altro, perché il calcio è soldi. Il calcio è soldi, ma... Guarda Donnarumma, che appa, io dico, sta a fare la panchina a Paris Saint-Germain, togliamo calciatori della concorrenza. Sì, ma perché? Vedo, quanto pigli? 8, 10, 12, ti do 35 all'anno. Sai che dice Raiola? Haaland? Haaland?
Raiola, invece che chiedergli 50 di commissioni, gliene chiede 100 e sarebbe in grado di convincere un ragazzo di classe 2000 come Haaland ad andare a sposare quel progetto. Ma io non vedo sinceramente nessun problema, Fabio, perché te lo Fabio dimostra... sposti completamente coi sordi, sposti completamente... Vinci. Non lo so, però tanto se fanno lo squadrone. Fate lo squadrone. Intanto poi parti con lo squadrone. Fate lo e squadrone. E voglio capire i limiti dell'FPF. Li voglio capire. Allora, voglio capire la campagna acquisti, quello che possono fare. Ma tanto trovano sempre il modo per comprare chi dicono loro e quando, beh, quanto infatti, vogliono loro. Ma infatti io non vedo neanche il motivo di citare il fair play finanziario, perché secondo me... è inutile. È inutile. È inutile. Secondo però me... che se faccia qualcosa in tal senso, perché sì, se allora, veramente, raga. Che se deve fare qualcosa in questo senso, già visto ormai è in dubbio. Però ti dico, è lo stesso Paris Saint-Germain che te lo dimostra, e forse anche in un certo senso pure il Manchester City. In Europa non vincono nulla, almeno fino ad oggi. Sono più di 10 anni che sono alla guida di queste due squadre, gli sceicchi, nella mischia, e nessuno ha vinto a livello europeo. Nella mischia, quindi, intanto si butta di mezzo un'altra super squadra. E c'è che si buttano, poi arrivano le solite, Bayern Monaco, vediamo. Chissà se tante volte Barcellona e Real Madrid riusciranno a risanare un pochino la situazione economica, ma quello è un altro discorso. Soprattutto Barcellona. Però ci stanno squadre che sono anni che sono sulla cresta dell'onda, parliamo dei secoli praticamente, che ragazzi in un modo o nell'altro riescono sempre a rimettersi in gioco. Sei troppo fiducioso. Io sono più disfattista. Io invece no, non voglio essere disfattista, perché io sono del parere che i soldi nel calcio non sono tutto, perché ci ma vogliono sono idee. D'accordo con te, però intanto si creano lo squadrone, intanto a me che se creano lo squadrone me frega e non me frega, perché poi se un calciatore c'ha la testa e dice ok io vado là, ma poi qual è l'obiettivo? Cioè mi perdo un sacco di soldi, cioè io ragiono in modo diverso, io vorrei anche degli obiettivi da prefissarmi che siano raggiungibili e soprattutto che possano sposare la mia idea di carriera che ho. Quindi non è detto che un calciatore automaticamente gli proponi 200 milioni per 10 anni, ti faccio un esempio, allora ecco io vado al Newcastle. Io guarda, guarda quanti faranno sto discorsetto, perché poi è una catena. Ne va uno, ce vanno tutti. Fidati di me e di quello che ti dico io. I soldi so. Muovono veramente le montagne. Al, che, si, che sia ovviamente. Che sia pure, a parametro stesso piano subito, subito. Subito, 100 milioni all'anno a che su bim, questo, bim, bim. Su questo ti posso dare la certezza. Al di là di tutto, ovviamente il Newcastle partirà con un piede avanti rispetto a tantissime altre squadre, perché ci avranno una disponibilità economica importantissima. Però non è detto che questi giocatori accetteranno, perché ad oggi il Newcastle vale meno di tantissime squadre. Tu ok, puoi pagare tutti gli stipendi che vuoi, ma ad oggi il Newcastle è una squadretta qualunque. È questo quello che dico. Fateci sapere la vostra qua sotto nei commenti, c'è tanti argomenti abbiamo messo in piedi. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili socialisti anche sotto in descrizione, contenuti consigliati. Ciao ragazzi, allora. Ciao regà.